e sono giorni di totale innevamento con temperature sotto zero per le montagne calabresi, per la gioia di chi ama gli sport invernali e soprattutto per gli operatori turistici che in questi giorni stanno registrando presenze come non se ne sono viste da anni. Il maltempo che sta martellando da settimane la nostra regione anche per questo fine settimana e l'inizio della prossima non darà tregua. Condizioni perfette per gli amanti dello sci e dello snowboard che hanno preso letteralmente d'assalto le piste e gli impianti delle località della Sila, con presenze vicino al tutto esaurito Camigliatello e Lorica. Un inverno così quasi sicuramente verrà ricordato per lungo tempo e secondo gli esperti l'innevamento naturale dovrebbe resistere per molte settimane e garantire l'afflusso di turisti amanti della montagna anche nei mesi di marzo e probabilmente anche inizio aprile. Il rovescio della medaglia però è dato dal traffico automobilistico che si registra in queste ore sulle principali arterie della regione in direzione Sila. I mezzi spazzaneve e spargisale sono ininterrottamente all'opera e faticano a tenere sgombre le strade a causa delle copiose e costanti precipitazioni nevose. Più complicata invece l'attività nelle strade interne dove è più difficile operare. Sarà comunque un febbraio indimenticabile per tutti gli operatori del settore e naturalmente per i tanti turisti che stanno raggiungendo le montagne calabresi da Sicilia, Puglia, Campania e Basilicata.